Il fumo l'ho visto. Ah, non è il fuoco, non l'ho visto. Io era sotto la mia camera e ho visto poco a poco di fumo. Ma che c'è, un incendio? Mi hanno detto no, è tutto sotto controllo. Però poi il fumo aumentava molto, tutto nero. Io ho visto il fumo che ero ricoverata al reparto di cardiologia. E grazie all'intervento dei medici e delle infermiere ci hanno subito evacuato. Un po' sì, nel panico. Per 5 minuti, poi hanno aperto la porta e siamo stati tranquilli. Le scale di emergenza ci hanno aiutato molto. Prima il fumo denso e nero, poi la sirena dell'allarme e il panico che si scatena in pochi minuti. Ci è voluta poco più di 1 ora e mezza per domare le fiamme che sono divampate nel deposito merci al piano meno 2 dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Fortunatamente nessun danno importante alla struttura e nessun ferito. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme, ma dalle prime indagini pare che si tratterebbe di un cortocircuito. La zona del rogo è limitrofa a quella del pronto soccorso. Da qui infatti sarebbero stati fatti evacuare pazienti e utenti della struttura, oltre ai dipendenti dell'ente ecclesiastico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione alla normalità. Che è un deposito di scarso significato, dove vi era un accumulo, pare, di materiale, di tute, eccetera, eccetera, e quindi non riusciamo ora a comprendere. Certo, dispiace appunto constatare oggi questo incidente, chiamiamolo così, in una struttura ospedaliera che tutti sanno, ecco, quanto ovviamente è stata sino ad oggi attenta in ogni angolo.